Ragazzi, non potete capire. Mamma mia! Prendiamo tre patate e andiamo a sbucciarle. Diana, ho notato che usi il coltello per sbucciare le patate, come Eh mai? sì, io sono vecchio stampo, mi trovo meglio con il coltello. E voi invece, ragazzi, vi trovate meglio col coltello o col pelapatate? Scrivetecelo qui sotto. Una volta sbucciate, le taglio a spicchi e le metto in una pentola con acqua. E adesso ci spostiamo ai fornelli perché dobbiamo far bollire queste patate. Perfetto, ci siamo, le patate sono cotte e quindi adesso andiamo a scolarle. Ora prendo 200 g di carote e le taglio a cubetti molto piccoli. Ora facciamo la stessa cosa anche con una zucchina. Ora prendo anche della cipolla e la taglio finemente. Non ci serve una cipolla intera, soltanto un quarto è sufficiente. Poi prendiamo una padella capiente, all'interno ci mettiamo un po' d'olio d'oliva e tutte le nostre belle verdurine. E ora ci spostiamo ai fornelli. E quindi cuociamo le nostre verdure fino a quando saranno ben morbide. E anche le nostre verdurine sono pronte. Mamma mia, che profumo, ragazzi! Sì. Adesso le mettiamo da parte. Ora riprendiamo le nostre patate e le mettiamo nella ciotola. Ora schiaccio le patate grossolanamente con la forchetta, non dobbiamo ottenere una purea super super fine. Insieme alle patate vado a mettere le verdure che abbiamo cotto prima. Aggiungo anche un uovo, del pepe, del sale, mettiamo due pizzichi di sale, Anche tre, dai. Due due e mezzo, e mezzo, e eh. dell'origano. Mescolo bene il tutto. Qui invece ho del pan grattato di riso che adesso dobbiamo aggiungere in questo composto per renderlo un po' più lavorabile, siccome adesso è un po' troppo morbido. Quindi aggiungo pochi cucchiai alla volta. Cominciamo con 2 cucchiai e poi ci regoliamo man mano che mescoliamo. Ecco qui il nostro composto è pronto. Ho aggiunto 6 cucchiai colmi di pan grattato di riso. Quindi mi raccomando, controllate anche voi la consistenza e man mano che mescolate, regolatevi in base a ciò che vedete. Ora prelevo un po' di composto con un cucchiaio e vado a creare prima delle polpette in questo modo, poi schiaccio leggermente e le appoggio tutte su un piatto. Quante belle cose, ragazzi! Adesso la parte bella, andremo a... Cuocerle, ma prima un altro passaggio dobbiamo fare. Prendiamo ogni crocchetta e la passiamo nel pan grattato. Ripetiamolo, noi usiamo quello di riso che è senza glutine, ovviamente. Esatto, bravissimo. Le rimettiamo un attimo sul piatto. E ragazzi, guardate un po', andremo a cuocerle nella friggitrice ad aria. Quindi, preriscaldo a 200 gradi. Ma prima di cuocerle vado a mettere dell'olio sulla superficie con un pennello, così poi diventeranno ben croccanti e anche dorate. La friggitrice è calda, quindi apriamo il cestello e andiamo a inserire all'interno le nostre crocchette. Wow, non vedo l'ora. A chi lo dici? Chiudiamo. Quindi le cuociamo a 200 gradi per circa 15 minuti. Ragazzi, prima di andare a vedere come sono venute, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo. Per noi è importantissimo e ci permette di continuare a condividere tutte queste bontà con tutti voi. Ah, e seguiteci anche su Instagram, mi raccomando, ci chiamiamo Diana e Alessio. Ragazzi, ha fatto beep, quindi... Quindi apriamo. Vediamo un po'. Ragazzi! Mamma mia. No, Diana, queste sono spettacolari. Mamma mia. No, vabbè. Prova a aprirne una, Diana. Incredibile, mi sto bruciando! Ragazzi, ho un'acquolina. Questa è rigorosamente con la maionese fatta in casa. Guardate che Ragazzi, spettacolo. è qualcosa di incredibile. Troppo buone. Wow!